Sarà una giornata densa di appuntamenti, quella organizzata dall'associazione Mondo che vorrei Onlus in occasione del sesto anniversario della strage del 29 giugno 2009. Per tutto il mese di giugno saranno moltissime le iniziative per non dimenticare organizzate da associazioni e comitati, dalle partite di calcio alle ciclopedalate, passando per mostre e convegni. Ma la giornata clou ovviamente sarà il 29 giugno. La mattina ci sarà una messa in ricordo delle vittime e poi nel pomeriggio ci sarà un incontro con gli altri comitati. La sera ci sarà la commemorazione con una camminata insieme alle persone che vorranno camminare con noi per Viareggio e sarà proiettato nel piazzale della PAM, sarà proiettato il nostro video Ovunque Proteggi, che è un corto di 12 minuti, realizzato da un regista di massa Massimo Bondielli, e poi alle 23:48 ci sarà i rintocchi della Casina dei Ricordi e la lettura dei nomi dei 32 vittime. La presentazione degli eventi è arrivata nel giorno in cui il commissario prefettizio del comune di Viareggio, Valerio Massimo Romeo, ha firmato la delibera numero 80, con la quale viene proclamato il 29 giugno giornata della memoria cittadina per la ricorrenza dell'incidente ferroviario. Affinché le generazioni future, si spiega, non dimentichino quanto accaduto e soprattutto si impegnino a far sì che in ogni luogo di lavoro siano garantiti diritti, doveri e sicurezza senza distinzioni di sesso, razza o religione.